Per Assist Sportivo siamo qui con uno dei pilastri del basket nostrano, il CT della Nazionale Simone Pianigiani. Allora, è appena terminata, sta per terminare questa giornata. Che impressione le hanno fatto i ragazzi e soprattutto che emozioni le ha lasciato questa giornata? Beh, è stata una giornata ricca di tante emozioni, perché abbiamo incontrato giovani, tante componenti della pallacanestro, soprattutto abbiamo toccato con mano tanto entusiasmo, e questo per noi è la cosa più importante, perché lo scopo di questa presenza sul territorio deve essere proprio quella di tener vivo un entusiasmo che abbiamo sentito sulla nostra pelle durante il percorso nazionale quest'estate, e se possibile di incrementarlo, di fortificarlo, e poi quello di riunire tante persone, che siano allenatori, dirigenti, preparatori, insomma tutte quelle figure che stanno intorno alle squadre, che sono il patrimonio vero della nostra pallacanestro. E oggi questo incontro è stato la testimonianza di questo, di quanto si possa stare insieme in maniera costruttiva e anche in maniera positiva, proprio per i giovani che ci sono stati. Ecco, la Puglia è stata la seconda tappa di questo progetto, il progetto Azzurro. Quanto è importante confrontarsi con la realtà regionale in questo caso? Ma credo che sia determinante, decisivo, perché si tratta di avere il contatto con la base, che la federazione deve avere sia come, diciamo, come uno degli obiettivi proprio istituzionali, ma poi è per noi un modo per intercettare quelle che sono le esigenze, i bisogni, per capire, per confrontarsi e per cercare poi anche invece viceversa di dare, perché ci sia una condivisione di un processo formativo per i nostri giocatori giovani e anche quelli già senior, che possa avere una lettura unica il più possibile uniforme sul territorio nazionale. Quindi questi momenti sono necessari e credo facciano veramente bene per avere costruire un futuro che deve essere per la nostra pallacanestro importante, nonostante la crisi economica che c'è, che si sente, ma attraverso proprio le idee, l'unione, la collaborazione tra tutte le componenti possiamo fare qualcosa di buono. Secondo lei a che livello è il basket in Puglia? Beh, è difficile come sempre fare delle scale di merito. Quello che è importante e che sono sicuro è che c'è veramente tanta potenzialità. C'è passione nei dirigenti, nei chi porta avanti l'attività di base, e poi ci sono sicuramente le eccellenze che conosciamo tutti, la presenza ormai di Brindisi come in realtà consolidata nella Serie A, ci sono squadre che stanno partecipando al campionato Silver e giù a rappresentare un po' tutte le categorie, sia nel maschile sia nel femminile, ma ripeto, quello che accomuna è tanta partecipazione che stiamo notando, e su questo si può costruire, quindi la possibilità di intravedere un futuro costruttivo credo che sia la cosa caratterizzante più importante della pallacanestro pugliese. Ecco, Petrucci ha dichiarato che contro la crisi economica, soprattutto nel basket, servono idee e coraggio. Condivide questa idea? Assolutamente, questa è proprio una regola di vita. Nel momento in cui c'è crisi dobbiamo trovare e battere nuove strade, nuove vie, dobbiamo non chiudersi ma aprirsi, dobbiamo cercare di scoprire nuove professionalità e soprattutto tra i giovani, tra gente che è appassionata e che può dare qualcosa di nuovo adesso e per il futuro. Quindi sicuramente questo è una delle cose che cerchiamo proprio di mettere là in questi nostri giri per l'Italia, per gettare dei semi che possano andare in questa direzione. Non ci saranno i mecenati di una volta, non ci sarà la possibilità di prendere con facilità delle stelle magari straniere nei campionati di vertice, ma possiamo fare un'eccellente attività di base che migliori le performance dei nostri giocatori, e tutti quanti dobbiamo avere visioni da questo punto di vista, noi tecnici visioni sui giocatori per crescere il loro status, le società per essere sempre più organizzate, presenti, e per darsi una struttura che possa intercettare questa fame di pallacanestro che c'è, e questo possa essere poi anche una fonte di sostentamento che va al di là di quello che è stato in passato. Che consigli dai ai giovani che vogliono intraprendere questo sport?
passione, etica di lavoro, quello che sappiamo. Si rischia di essere retorici quando si parla di questo, ma veramente non c'è nessun tipo di scorciatoia all'impegno quotidiano nel farlo veramente con tutta la passione, cercando di andare oltre i propri limiti. Questa è una delle cose che lo sport ti insegna, e quest'estate sono stato molto orgoglioso dei miei giocatori che hanno avuto un atteggiamento per tutti i due mesi di ritiro importante da questo punto di vista, e credo che possa essere un buon esempio per come hanno indossato la maglia azzurra. Noi dobbiamo garantire questo ogni volta che la nazionale si ritrova, proprio per essere anche uno stimolo ai giocatori più giovani nella loro quotidianità. A proposito di nazionale italiana, che momenti sta affrontando la squadra? La squadra è una squadra eterogenea, nel senso che quest'estate abbiamo cambiato ogni giorno per tutti gli infortuni che ci sono stati. La nazionale è sempre una cosa in divenire. Quello che possiamo dire è che c'è una generazione di giocatori che sta cercando di ritagliarsi anche uno status europeo. Dobbiamo farlo, e lo faremo con grande fatica, perché oggi la pallacanestro, il percorso è cambiato tutto, e non si arriva in nazionale al culmine di una carriera, ma è la nazionale che spesso deve far fare un'esperienza ai giocatori e dar loro uno status un gradino superiore, perché magari venga recepito anche dal loro club vedendoli confrontarsi con gli stranieri. Quindi è un mondo nuovo, è una nazionale che speriamo che ogni estate ci offra sempre più giocatori in grado di competere per stare nel roster, e sempre di più con la voglia di trovarsi insieme a indossare questa maglia. Questo è quello che vorremmo fare. Ci sono giocatori che ancora possono stare molti anni insieme a fare questo percorso alla nazionale. Speriamo che questo significhi avere sempre di più un'identità, avere sempre più esperienza, crescere e quindi essere sempre più competitivi, cercando di mantenere questo rispetto che quest'estate ci siamo guadagnati in Europa. Allora, grazie coach e buon proseguimento di Clinic.